Buongiorno a tutti ragazzi, o buon pomeriggio, buonasera, a seconda di quando guarderete questo aggiornamento meteorologico. Oggi è mercoledì 31 luglio 2024. Ci ritroviamo come al solito al nostro aggiornamento quotidiano quasi sulle previsioni meteo, su quello che accadrà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli aggiornamenti video, ragazzi, lo sapete, ci sarà un video a settimana dedicato in caso di situazioni particolari, anche di più, però mediamente faccio un video a settimana sul canale Telegram e qua lo stesso video lo carico sul canale YouTube. Per chi non fosse ancora iscritto al canale Telegram, andate a iscrivervi perché lì gli aggiornamenti saranno molto più frequenti, molto più dettagliati. Lascio il link qua in descrizione, ma andiamo subito a vedere le previsioni per i prossimi giorni, ma partiamo inizialmente dalla situazione in tempo reale. Quindi vi condivido subito l'immagine satellitare, così partiamo direttamente da quello che è la situazione in tempo reale. Eccola qua, l'immagine SAT scattata pochi minuti fa, adesso in questo momento. Sto registrando l'aggiornamento, sono le ore 10 e 22 del mattino. Si nota molto bene la situazione di alta pressione e stabilità che in questo momento sta interessando praticamente tutto il bacino del Mediterraneo, la penisola iberica, e si nota mentre limitatamente alle regioni, diciamo, del nord, qualche ingresso di aria umida che già nella giornata di ieri ha portato qualche debole temporale dalle Alpi verso le pianure, tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, ma guardate sulla Francia invece che cosa sta accadendo in questi minuti. Un nucleo di forti temporali si è formato a sud-est di Parigi, in questo momento si sposterà poi perdendo potenza sulla Germania e limitatamente alla parte meridionale dei Paesi Bassi. Questo è sinonimo dell'invasione dell'anticiclone nordafricano fino alle latitudini decisamente a nord, dove in questo momento l'infiltrazione di aria fredda che arrivano dall'Atlantico, dopo vi faccio vedere l'animazione, vanno ad accentuare i contrasti. Di conseguenza anche i fenomeni atmosferici saranno molto più intensi. In questo caso, come vedete, questo bollore che si trova qua sulla parte meridionale della città di Parigi è diciamo un gruppo di temporali che si è formato, un gruppo di temporali anche parecchio intensi con grandine. Ovviamente ci sono state le condizioni tali perché questi temporali si sviluppassero in maniera violenta, cioè caldo intenso a quelle latitudini e aria fredda che ha sovrastato appunto la zona, tutta la bolla d'aria che si era formata nei giorni precedenti. Come ben sapete, i contrasti più sono elevati, più i fenomeni atmosferici sono intensi, di conseguenza tutto il resto, come abbiamo vissuto anche noi qua al nord Italia nel 2023. Ma la situazione in tempo reale mostra anche come l'Atlantico, ancora una volta, sia diciamo responsabile del peggioramento che arriverà tra qualche ora al nord Italia, peggioramento di debole intensità, perché grazie alla diciamo infiltrazione, come vedete qua, tramite la Francia e ovviamente l'ingresso passando tramite la Francia entrerà al nord-ovest già nelle prossime ore qualche infiltrazione d'aria fredda dall'Atlantico e inizialmente entrerà nelle vallate alpine nord-occidentali, poi si trasferirà anche sulle pianure. Andremo a vedere poi dopo nel dettaglio. Ma guardando l'animazione, ovviamente, e le immagini, diciamo in alta definizione, si nota molto bene come questa infiltrazione sia delineata anche dalla formazione di nubi. Vedete questa formazione di nubi ad arco che ha nulla a che vedere con le nubi artificiali perché il colore è decisamente bianco, quindi si tratta di nubi reali, cumuli reali, e mentre invece, come ben sapete, il colore delle nubi dettate dalle operazioni di geoingegneria sono decisamente diverse. Quello che riguarda ovviamente la parte di temperatura delle nubi la possiamo vedere tramite questa inquadratura dell'immagine all'infrarosso che mostra i cumuli formati appunto che si sono formati sulla Francia ad altezza veramente elevata. Più il cumulo è alto, più ovviamente la temperatura scende, di conseguenza il colore diventa tendente al rosso-viola. Vedete come si delinea molto bene questo bollore di temporali intensi.
mentre invece sulla sinistra si nota, per concludere questa carrellata di immagini, la penisola italiana quasi completamente sgombra da nubi, ma si notano molto bene gli sbuffi di aria fredda che ogni tanto entrano dal nord-ovest e lasciano dietro di sé qualche fenomeno. Infatti sull'Appennino piacentino questa mattina si sono registrati anche delle situazioni di precipitazioni normali di debole intensità che tra le altre cose sono partite dal nord-ovest, esattamente dove ieri sera intorno alle 22 si sono formati dei temporali che hanno decisamente interessato l'area alpina e subito limitrofa. Quindi questi sono ancora trascichi di aria che hanno attraversato le pianure questa notte, e poi trovando ovviamente orograficamente delle colline come quelle dell'Appennino, ovviamente hanno ripreso la loro attività. Spostiamoci su un'altra immagine che riguarda a questa volta la situazione venti, come si può vedere in tempo reale i venti sulla pianura, praticamente sul suolo. Abbiamo correnti praticamente di debole intensità, eccetto la zona meridionale della Puglia, dove sul golfo, diciamo, di Taranto e parte del Mar Ionio si nota un vento tendente da nord verso sud, quindi mare piatto in questo momento sulla parte diciamo della penisola salentina. Ovviamente abbiamo una temperatura decisamente elevata rispetto a quella che si verifica e si registra al nord, dopo vi farò vedere le stazioni meteo, ma ovviamente una temperatura prettamente accettabile perché il flusso da nord verso sud secca tantissimo l'aria, quindi non si tratta di venti di scirocco. Noi ci alziamo di quota come al solito, andiamo a giocare con l'indicatore della quota in base alla pressione, ci portiamo a esattamente 2000 metri, così vediamo subito la quota diciamo importante. Ecco qua come si nota molto bene, vedete il flusso di nastro trasportatore di aria calda che parte dalla penisola iberica, dal Marocco, e risale con aria rovente fino verso la penisola italiana. Ovviamente in questo caso abbiamo un'invasione dell'anticiclone nordafricano permanente dettato da questo vortice di bassa pressione che si trova qua al centro del Mediterraneo, che attrae ovviamente venti da sud, e vedrete nelle prossime ore come, se noi ci spostiamo per esempio nella giornata di giovedì, eccola qua, vediamo giovedì mattina per esempio, vedete come le correnti iniziano a cambiare spostandosi dall'Atlantico verso il continente europeo, iniziano ad entrare correnti d'aria fredda in quota, vedete come attraversano l'arco alpino e si gettano sulla pianura. Questa situazione sarà la responsabile per quanto riguarda la formazione di temporali sul nord-ovest, ma attenzione anche qualcosina al nord-est, come nella giornata di ieri ancora sono stati interessati da temporali anche abbastanza intensi. Per quanto riguarda la situazione delle stazioni meteorologiche, ovviamente c'è poco da dire, si nota molto bene come l'estate abbia preso sopravvento da nord a sud finalmente, perché c'è da dire che ci spazientiamo subito, però fino al mese di giugno abbiamo avuto praticamente una situazione decisamente anomala, praticamente su tutto il nord Italia, parte del centro, ma in generale il nord Italia ha vissuto una situazione di non estate, mentre invece al sud e al centro prosegue l'ondata di caldo estivo che sta ovviamente facendo penare parecchio specialmente le regioni del centro-sud, ma in generale quelle del sud, perché stanno vivendo una situazione di siccità estrema, veramente grave, tra la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Sardegna, ma in generale a partire dal Lazio scendendo verso sud è veramente incredibile la siccità che sta interessando queste regioni. Vedete come addirittura quest'oggi con i flussi di vento dalla parte nord orientale verso sud stiano regalando delle temperature molto accettabili, per esempio vedete Gioia del Colle 25 gradi, 27 gradi, 28 gradi a Bari, insomma nelle regioni
interessate da questo flusso, si nota ad esempio nell'entroterra come le temperature siano anche al di sotto dei 25 gradi, cosa molto importante perché fino a qualche giorno fa qua si registravano 38-40 gradi. Quindi questa è la principale situazione, mentre invece al nord ovviamente la situazione è praticamente decisamente estiva, ma con un tasso di umidità che adesso vi farò vedere invivibile, cioè abbiamo oramai una situazione dove l'umidità è al nord è qualcosa di irrespirabile, sta rendendo soprattutto nei centri abitati come Torino, Milano, ma le grandi città in generale, afa a non finire, guardate 70-80% di umidità che fanno percepire la temperatura decisamente più alta. La temperatura percepita non è quella reale, ma è una temperatura che grazie all'umidità si trova ovviamente a creare un disagio, soprattutto nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio, si avrà il picco, diciamo, di questa ondata di caldo che mostrerà appunto, vedete, tra Piemonte, Lombardia e Veneto, le regioni più interessate, perché non sono sotto il flusso di correnti da nord, ovviamente il disagio maggiore. Se ci spostiamo verso il centro, verso il sud, vedete come l'umidità scende drasticamente, abbiamo 35-40 gradi, 40% di umidità e in questo caso il caldo si percepisce in maniera diversa, si suda molto meno, insomma abbiamo una percezione del caldo decisamente inferiore. Allora, voglio farvi vedere poi ovviamente la situazione per le prossime ore, quindi voglio mostrarvi innanzitutto, adesso vi condivido i modelli dove vengono mostrati allora dove vengono mostrati i allora aspettate che ci sono le zone interessate dalle precipitazioni nelle prossime ore. Quindi vediamo se riesco a condividervela. Allora, vediamo. Eccola qua, dovrebbe esserci. Perfetto. Eccola, in questo caso si può vedere molto bene come nella giornata di mercoledì, vedete? Questa è la giornata di mercoledì di oggi, i primi temporali potrebbero svilupparsi intorno alle 18. 18-18:30 per poi terminare intorno alle 22-23. Saranno temporali molto disorganizzati e molto difficili da prevedere, geolocalizzare soprattutto. Quindi si avrà una situazione dove la tendenza è al peggioramento, quindi all'instabilità, ma è molto difficile dire esattamente con anticipo dove andranno a interessare questi temporali. Sicuramente quello che si sa è che partiranno dalle regioni alpine e si trasferiranno verso le pianure, però non essendoci correnti a getto potenti in quota, questo tipo di fenomeno sarà molto disorganizzato. Ci sarà la possibilità nella zona di Savona di sviluppare qualche temporale di traffico proveniente dal Piemonte, ma di debole intensità, nulla di che. Sul Piemonte invece le province interessate saranno Biella, Vercelli, Torino e ovviamente ci saranno la possibilità di fenomeni anche intensi come venti trasversali di downburst e ovviamente possibilità di grandine, ma non di grosse dimensioni. Avremo poi la situazione precipitazioni, come si vede in questa inquadratura, ve la mostro più grande. Eccola qua, questo è l'accumulo totale di precipitazioni prevista entro le 4 di domani mattina. Vedete come le province interessate saranno ancora una volta Biella, Torino, parte del Cuneese, ma più che Cuneese io lo vedrei più verso il Piemonte, nord del Po. Queste sono le precipitazioni accumulate nella mattinata di oggi e ovviamente guardate anche al nord-est dove si notano delle piogge accumulate tra le 9 del mattino e le 22. Questa giornata odierna. Qualcosa anche diciamo in Brianza, quindi a zona nord di Milano. Nulla di così organizzato, quindi
bisogna vedere la situazione in tempo reale quasi. Di conseguenza, non essendoci nulla di organizzato, si potrebbero sviluppare dei fenomeni intensi, come anche magari dei fenomeni di debole intensità che non hanno nulla di non danno nulla di preoccupante. Allora, per quanto riguarda le previsioni meteorologiche di oggi, ragazzi, io concluderei qua. Ovviamente questo è un aggiornamento, io spero che l'abbiate compreso che nella situazione attuale è molto difficile fare una previsione per quanto riguarda la geolocalizzazione dei temporali. Molti di voi nei commenti mi scrivono, ma Simone avevi previsto che accadeva lì, ma è accaduto là. Non è semplice, specialmente quando si prevedono i temporali, che già di per sé sono dei fenomeni molto rapidi e evolvono in maniera veloce, non è facile, si può sbagliare di 30, 40, 50 km anche, quindi non è così semplice indicare esattamente le aree interessate, magari ancora peggio da grandine. Quindi cercate di comprendere anche questo tipo di discorso. Poi spesso e volentieri io, quando seguo i temporali, faccio anche altro, quindi non è che mi dedico totalmente a quello, di conseguenza è ancora più difficile. Ma sono sicuro che voi lo comprendiate. Bene ragazzi, allora io per concludere vi ringrazio per l'attenzione di questo aggiornamento che è durato circa 16 minuti, fin troppo. Iscrivetevi qua al canale, iscrivetevi al canale Telegram dove gli aggiornamenti saranno molto più frequenti. Vi lascio tutti i link qua in descrizione. Noi ci ritroveremo alla prossima, diciamo indicativamente nella giornata di venerdì con il bollettino testuale. Un abbraccio da Simone, è tutto.